teoria della terra piatta. Da! Me la sentivo scendere. Sono partito da Pisa con l'idea. Ci faranno questa domanda. Guarda, in busta chiusa, Allora, ci sono delle mode. Ci sono delle mode e ora c'è la moda della terra piatta. Bisogna chiedersi, no? Perché vengono fuori questi filmati, queste cose, eccetera, eccetera. Prima. Allora, dopo che ho visto io, ma questa domanda me l'hanno già fatta in 20.000 persone e io non ho mai risposto, allora ti dico, qual è il problema? Il problema non è tanto il fatto che la terra sia piatta o che sia tonda, ma analizzate un attimo i filmati che vedete su YouTube. C'è una caratteristica fondamentale. Tutti i filmati che avete visto su YouTube sul problema della terra piatta non dimostrano che la Terra è piatta, dimostrano che gli americani non sono andati sulla Luna. Attenzione, perché c'è qualcosa di strano, no? E ci sono alcuni filmati fatti da scientisti, scienziati di un certo livello, che sono a favore della Terra piatta, che espongono le loro teorie scientifiche perdendo a un certo punto una briciola di coscienza e dicendo una puttanata clamorosa. Per esempio, c'è quello che dice che noi non siamo potuti andare sulla Luna perché i satelliti sono nella termosfera. La termosfera ha 5.000 gradi di calore, per fortuna però c'è una particella di aria qui, una particella di aria là, che se si toccassero ti brucierebbero, ma siccome c'è quasi il vuoto, te non te ne accorgi che la termosfera ha 5.000 gradi di calore, e quindi te la puoi cavare. Però il problema, dice, che non essendoci l'aria, il sistema di riscaldamento del satellite, come la stazione spaziale, non può buttare fuori il calore, e quindi non potendo buttare fuori il calore, gli astronauti morirebbero dentro vivi arrostiti. Lui è un termodinamico, ti mostra nel filmato là il Wilkinson, il libro di termodinamica, che qui c'è scritto così, io sono un termodinamico e ho dovuto capire che questa... Cosa cazzo dice questo film? C'è un termodinamico che legge quello che c'è scritto sul libro, ed è vero che sul libro c'è scritto così, ma non ha capito che quello è il modo di descrivere un sistema di termodinamica che si chiama sistema chiuso sostanzialmente, o meglio sistema isolato. Ed è vero che nel sistema isolato non c'è la possibilità, nel vuoto, di spostare il calore da una parte all'altra, quindi l'astronauta dovrebbe morire. Ma questo soggetto non si ricorda che il problema è un problema puramente teorico, perché nel nostro universo sistemi isolati non esistono. Esiste un solo sistema isolato nell'universo, l'universo. E allora quello che accade è che ci sia nella termosfera una serie di particelle e di antiparticelle che sono virtuali, che sono quelle che producono anche il passaggio dei fotoni, perché come credi che un fotone nella realtà virtuale acquisita dalla scienza, quindi non nel mondo ionico, in cui non c'è bisogno di mostrare niente perché tutto è fermo, il fotone si sposta perché sbatte contro fotoni virtuali. Se non ci fossero quindi le particelle virtuali, neanche i fotoni potrebbero esistere. Quindi lui, da bravo americano, crede che quello che c'è scritto sul libro sia vero, ma non si rende conto che il libro ha scritto qualcosa che non esiste, solo per fare un esercizio di fisica. Ma che la Terra non sia piatta si vede quando te vai al mare. Te vai al mare, non è che devi vedere la curvatura, non la guardare la curvatura, te vai al mare, c'è il sole, oppure vai al mare, c'è la luna. C'è la luna, proietta la sua ombra, o i suoi riflessi sull'acqua. E la forma dei riflessi è una roba fatta così. È una roba fatta così. Cioè il mare, allora ve la faccio verso di voi, qui c'è il mare, il skyline, e qui c'è il sole, o la luna, è una ellissoide fatto così. Se voi andate a vedere e cercate le fotografie che ci sono su YouTube fatte al computer, scoprite che questi effetti, cioè il mare finto ma fatto bene, la luna finta ma fatta bene, non è fatta così l'ombra, l'ombra è fatta così. C'è tutto l'ellissoide. O come mai al computer c'è tutto l'ellissoide e quando te vai sul mare l'ellissoide ne vedi solo metà? Perché il computer, quando ha fatto la simulazione, ha pensato che il mare fosse piatto e allora tutto l'ellissoide si vede chiaramente, ma quando la Terra è tonda, mezzo ellissoide sta dietro e te non lo vedi. Ma qual è il problema della Terra piatta?
Il problema della terapia è per questo che io non ne parlo, perché alimento quella cosa che non voglio alimentare. Il problema della terra piatta è legata a un esperimento di secondo me, che alimenta la disinformazione. Che cos'è importante? Guardate che questo è importantissimo, non vi fate fregare. Della disinformazione non è importante distinguere qual è la cosa vera e qual è la cosa falsa. E la tecnica è mescolare cose vere a cose false, e che te non sai più bene decidere. L'hanno fatto con Ustica, l'hanno fatto con i crop circle, l'hanno fatto con gli UFO, l'hanno fatto anche con la terra piatta. Il problema è mettere in atto una politica di tipo tecnico, per cui, utilizzando anche scienziati che hanno un certo tipo di valore, che ti confondono le idee, il problema è non farti capire qual è il vero e qual è il falso, il problema è farti credere che non si potrà mai arrivare a una soluzione, perché tu poi alla fine, popolo distrutto da tutte queste cose, non ti chiederai più niente, perché saprai in principio che non ti devi chiedere niente, perché tanto la soluzione non si saprà mai. Questa è la vera idea destabilizzante del tuo governante, non farti credere che una cosa è diversa, ma farti credere che non riuscirai mai ad arrivare ad un risultato finale. In quel contesto, tutti i filmati che vengono fuori sulla ipotesi di terra piatta non hanno lo scopo di mostrarti, e infatti nessuno te lo dimostra, perché ti vogliono dimostrare altre cose, evidentemente, ma per confonderti di più cambiano anche l'obiettivo e ti fanno vedere la Luna, gli americani, cosa che non c'entra nulla, perché è la terra che devi dimostrare se è piatta o no, che gli americani siano nati sulla Luna o no è un altro argomento. Ti confondono le idee. E te le confondono non per farti credere in un'altra realtà, ma per farti credere che non esiste la realtà e che te quindi sei completamente strutturalmente destabilizzato. Questo coso qui c'è scritto non solo nei documenti della CIA, vari MK Ultra, ma c'è scritto in quei file che gli ufologi degli anni 60 conoscevano bene, che si chiamavano i file di Brenton, dove Brenton era, non si sa chi, un divulgatore nascosto che ha scritto qualche migliaio di pagine sugli UFO, e tra le varie cose dicevano che, per esempio, nei documenti del priorato di Sion c'è scritto proprio questo: si deve tenere la popolazione nel nascondimento, facendogli credere tutto e il contrario di tutto, di modo che non si possa mai sapere la realtà e la virtualità. Questo è in fondo l'unico importante metodo e sistema per fare in modo che l'entropia si fermi. Posso cominciare? Certo, professore, la ringrazio per essere qua con noi. Sì, come al solito io ringrazio voi, perché spero di non annoiarvi. Mi dicono che voi avete già visto questo video che parla di questa problematica della terra piatta. In realtà il problema non è neanche quello della terra piatta, ma è quello della comprensione delle cose. Allora, quello che vorrei far capire, già che ci siamo, è la seguente cosa. Comprendere come è fatto l'universo è una cosa molto importante. Per comprendere questa cosa noi abbiamo degli strumenti. Possiamo avere studiato, possiamo non avere studiato, però dentro di noi, dentro la nostra testa, ci sono degli elementi che ci permettono di vedere come funziona l'universo. Che cosa è successo nel caso della famosa terra piatta? È un esempio, ma poi possiamo passare ad altri esempi. È venuta la moda a questo punto che gran parte della gente mette su YouTube dei video per dire che la terra non è piatta. Analogamente, in fisica, alcuni fisici mettono delle teorie diverse da quella ufficiale. Analogamente per la religione, per esempio, altri soggetti mettono in internet o scrivono dei libri sul fatto che la religione deve essere rivista, eccetera, eccetera. E noi siamo in Italia un po' al centro di una situazione che ci ha sempre visto, da questo punto di vista, nel casino mentale più totale. Per esempio, Ustica è successo qualcosa e tutti dicono tutto e altri dicono il contrario di tutto.
non so, la strage del CERMIS è lo stesso, vi ricordate dell'aereo americano che tagliò la periferica del Nord Italia in due, oppure i crop circle, tutti sanno che ci sono questi crop circle, nessuno ci ha capito niente, ma accanto a certi tipi di ricercatori che dicono determinate cose ci sono altri che dicono il contrario. Non si capisce più a chi dare retta perché le due posizioni sono identiche. Allora, al di là del fatto di dove sia la realtà, ci dobbiamo chiedere perché con un certo tipo di accadimento c'è un certo numero di persone che si diverte a complicarci la vita. Lo scopo fondamentale è quello di non far capire alla gente dove sta la realtà. Chiamiamola realtà perché verità è una cosa troppo complessa. Perché la gente non vuole che non si comprenda? Ecco, questo è il momento fondamentale per comprendere invece. E questo accade in tutte le cose, anche in politica. In politica c'è un certo tipo di partito che fa un suo discorso e c'è tutta un'altra serie di persone che fanno un discorso contrario. E non si riesce più a capire quali dei due partiti abbia teoricamente ragione. Ecco, avere ragione o avere torto è qualcosa di duale, cioè dal mio punto di vista la realtà duale esiste solo perché noi crediamo che ci sia la realtà duale, cioè che ci sia un buono o un cattivo, un acceso e uno spento, chi ha ragione e chi ha torto. Ma voi mi direte sicuramente, ma qui bisogna capire che qualcuno abbia ragione e qualcuno abbia torto, nel senso che sennò non sappiamo più come comportarci. Chi comanda in realtà ha lo scopo fondamentale di mantenere la sua posizione, cioè il governo delle cose, nella scienza, nelle religioni, nella politica, nell'economia. E l'unico modo per comandare è mantenere la popolazione ad un livello di consapevolezza basso. Allora, la consapevolezza è una misura della coscienza. La coscienza non si può misurare. La coscienza è al di là dell'universo, è anche la creazione che ha creato questo specchio in cui essa stessa si specchia per guardare come è fatta. Ma noi non la possiamo misurare, misuriamo invece la consapevolezza. La consapevolezza si può misurare perché è una grandezza legata all'entropia. E l'entropia che cosa cavolo è? L'entropia è una misura dell'ordine o del disordine dell'universo, così dicono i fisici. Che vuol dire questo? Vuol dire che l'universo, per il secondo principio della termodinamica, aumenta sempre il suo stato di entropia. Che vuol dire? Aumenta la consapevolezza di sé, sempre. E questo è un principio, non si può fermare la consapevolezza, cioè nessuno ci può far tornare più stupidi di ieri. Al massimo ci può far rimanere con grande sforzo stupidi come eravamo ieri, ma non si può tornare indietro. Chi comanda queste cose le sa abbastanza bene. Governa il popolo da miliardi di anni e lo sa, a qualsiasi livello esso sia. E allora si comprende una cosa fondamentale. Il secondo principio della termodinamica che misura l'entropia, dice anche che l'entropia è una cosa che si misura con una funzione matematica che si chiama logaritmo. In parole povere, si dice che l'entropia è legata al numero, o meglio, almeno logaritmo dei microstati. E cosa cavolo sono i microstati? È semplice. I microstati sono tutti i modi in cui tu puoi essere. Se te puoi essere seduto e in piedi, i microstati sono due. Se te puoi essere solamente seduto, il microstato è uno. Che cosa vuol dire questo? Che se noi abbiamo due possibilità di credere a una cosa, vera o falsa, abbiamo un meno logaritmo di due, che è un numero preciso. Se noi crediamo ciecamente invece in una sola cosa, il numero che corrisponde all'entropia, che è una misura della consapevolezza, è meno logaritmo di 1. Allora, meno logaritmo di 1 è 0, che è il valore più alto dell'entropia, cioè è il valore più alto della consapevolezza e della coscienza. Quindi, se noi crediamo ciecamente a una cosa precisa,
bianco o nero, e noi diciamo nero, crediamo e abbiamo consapevolezza uguale al meno numerico di 1, cioè a 0, ha una entropia elevatissima. 0 è il numero più alto che c'è. Perché l'entropia va dal numero più basso, meno infinito, a 0. Se noi crediamo a due cose contemporaneamente, perché non abbiamo ancora deciso a cosa credere, la nostra entropia è più bassa. Allora, il tentativo di farci credere che noi non potremmo mai credere a una cosa sola, che sia vera o che sia falsa, non ha importanza, perché se noi crediamo anche a una cosa sbagliata, tra virgolette, perché nell'universo non esiste lo sbagliato e l'esatto, ma se noi comunque crediamo a una cosa, anche se sia sbagliata, la nostra entropia sale, la nostra consapevolezza aumenta, invece rimane, ed ecco la fregatura, bassa, rimane a livelli di inconsapevolezza quando non siamo in grado di decidere. Ecco perché il nostro governo, chi comanda a qualsiasi livello, mette in giro delle voci, non tanto preoccupandosi di nascondere una ipotetica verità, ma preoccupandosi a monte di farci credere che noi non potremmo mai arrivare ad una verità. E questa cosa la vediamo, l'abbiamo vista sulla Terra piatta. Poi comprenderemo come si fa a bypassare questo problema, perché il problema si bypassa, ovviamente. Ma il nostro governo, chi governa a livello di religione, di politica, di storia, di economia, vuole non tanto che noi si capisca una cosa sbagliata, ma che non si riesca a capire. Pensate, è incredibile. Così la televisione, così i libri di testo, così i professori all'università, sovente sono loro stessi in qualche modo influenzati da internet, da Wikipedia, da tutto quello che vi pare, e non riescono più neanche loro stessi a capire qual è la realtà dei fatti e qual è la verità. L'importante è comprendere che voi non dovete capire, perché se vi fate questa idea che non si può capire, non cercherete più la verità delle cose e chi governa continuerà a governare per sempre. Facciamo un esempio. Quindi non è importante che la Terra sia piatta o non sia piatta, perché la lotta tra queste due fazioni era in questo contesto, che la Terra fosse piatta o che la Terra fosse sfera. Pensate, sicuramente non è piatta, ma sicuramente non è neanche sferica. Quasi, io penso una cosa fondamentale, che la matematica e la fisica moderna prevedono che la Terra sia un ologramma, come peraltro tutto l'universo, cioè parlare di un ologramma sferico o piatto comincia ad avere un senso che va al di là del piatto e dello sferico. Ma il problema è come, per esempio, nel caso della religione. Noi sappiamo una religione che è la religione più o meno cattolica cristiana, che dice determinate cose. Poi un bel giorno arrivano degli altri e dicono il contrario. Per esempio, il libro, no? Che tutti conosciamo, e porta avanti una sua teoria, che è in ampio contrasto con la realtà che ci hanno propinato finora, e noi siamo lì a cercare di capire. Se noi riuscissimo a capire se ha ragione Geova o ha ragione Villino, già saremmo a un livello di consapevolezza elevato. Invece, quello che accade è che si arriva a un istante in cui, se non succede qualcosa, abbiamo tante persone che fanno un certo tipo di discorso e altre tante che fanno un altro tipo di discorso. E non avendo i prerequisiti noi per comprendere chi ha torto e chi ha ragione, rimaniamo sempre in una nuvola di incertezza. La stessa incertezza che c'è nella fisica quantistica. Nella fisica quantistica c'è Heisenberg, che ha vinto il premio Nobel e si è inventato, ha scoperto, il principio di indeterminazione. Il principio di indeterminazione prevede che noi non si riesca a comprendere se l'energia di una particella in quel momento è quella lì. Perché o sbagliamo la quantità di energia o sbagliamo il momento. Guardate, sono due cose diverse, no? È come dire, noi non sappiamo se l'universo è fatto di onde o di particelle. Lo dicono anche così in qualche modo. L'entropia prevede che se tu conosci in realtà, o
se questa cosa che sto descrivendo è un'onda o se questa cosa è una particella, tu stai andando avanti, stai comprendendo. Ebbene, non, è necessario che noi, per qualche misteriosa ragione di chi governa, ecco, che è necessario che noi non si capisca. E allora, attenzione, come fare a risolvere questo problema al di là di questo aspetto della termodinamica? Perché questa è solo termodinamica. Noi sappiamo una due cose. Uno, tra due verità finali, sbagliato e giusto, tra virgolette, quello che conta alla prima occhiata non è chi ha torto o chi ha ragione, ma quello che conta è cercare di comprendere al di là della dualità. E perché se noi riusciamo a comprendere al di là della dualità, questo vuol dire che comprenderemo. Sia perché qualcuno dice che le cose stanno così, sia comprenderemo perché qualcun altro dice che le cose stanno così. E per comprendere questa cosa, o si è andati a scuola e si sa un sacco di cose, e quindi non ti frega più nessuno, ma io stesso ho detto, guardate che andare a scuola non serve a niente, perché serve in realtà una cosa sola, a capire che andare a scuola non serve a niente, ma per capire non bisogna essere a ragione. Questo è un po' l'aspetto della questione. Allora, bisogna chiedere le cose alla nostra coscienza. E come si fa a chiedere le cose alla nostra coscienza? Ecco che noi ci siamo inventati questa cosa che si chiama triade con il test dinamico flash, cioè un sistema mentale, una simulazione mentale che prevede di unificare le parti del nostro sé interno, l'anima, la mente e lo spirito. Ora la faccio breve perché se no, sapete, io ho scritto circa 25.000 pagine su queste cose, immaginate che voi se non si dovesse leggere tutte si ammazza. Cioè io stesso mi faccio tutte le volte che mi leggo una cosa, dico cazzo, io ho scritto questa roba qui, incredibile, cioè, dire. Allora, anima, mente e spirito, le nostre tre essenze sostanziali, che sono la parte maschile, la parte femminile di noi, con la parte mentale nel mezzo, si uniscono e diventano una cosa sola. Nell'istante in cui c'è l'abbattimento della dualità interna, noi siamo in grado esattamente di capire che cosa succede. E guardate che questa è una cosa che io la dico così, ma ognuno tornando a casa la può provare. Il triade con lo test dinamico flash è questo sistema che permette di mettere insieme le cose. Una volta che le tue parti sono insieme, te sei unificato dentro di te, le tue tre coscienze, che qualcuno come al solito qualche miliardo di anni fa si è divertito a dividere, si sono riunificate. A quel punto l'entropia riparte e non si ferma più. E tutte le volte che ti accendi la televisione e senti Indy Gruber che ti dice una cosa al telegiornale, te ti fai quattro risate perché capisci esattamente cosa il telegiornale ti voleva dire e che cosa in realtà ha detto, perché dentro di te si sono formate quelle condizioni al contorno necessarie perché tu comprenda al di là della dualità. E allora si capisce, per esempio, come finora noi siamo stati strumentalizzati da questo punto di vista, non comprendendo questo principio fondamentale. Ecco che succede. E succede che io voglio in qualche modo fare un esperimento mediatico, vedere se l'umana progenie è pronta a non capire. E quindi prendo, che ne so, il problema della Terra e comincio a mettere due o tre video su YouTube che dicono che la Terra è piatta e che ci hanno ingannato. L'idea fondamentale è quella di raccontare una bugia simile alla verità, talmente simile che può sembrare quella vera. E ovviamente questo che cosa fa? Fa prende l'attenzione di altri, anche gli scienziati, gli uomini di scienza, i quali vedono questa cosa e nella loro testa, siccome sono sostanzialmente persone oneste, cercano di rivedere i loro calcoli, di capire, di comprendere. E che cosa succede? Succede che qualcuno, tornando a leggere sui numeri, vede che qualcosa non torna e allora comincia a fare dei calcoli, comincia a scrivere delle cose e comincia a gonfiare questo problema. Il problema fondamentale non è di chi ha preparato ad hoc tutta questa operazione, non è
giungere a una conclusione, ma è far discutere a morte le persone tra di loro perché esse si dividano. Che cosa fa Marchionne alla Fiat? Marchionne aveva un problema, come operare? E gli operai erano contro Marchionne, c'è poco da fare. Allora cosa fa Marchionne? Marchionne dice sì, va bene, allora però prima di decidere cosa fare facciamo un referendum interno alla Fiat e prende gli operai e gli dice per favore mi fate un referendum e mi dite se vi piace più la caramella rossa o la caramella blu. La prima cosa che fanno gli operai è cominciare a picchiarsi tra di loro perché quelli che gli piace la caramella rossa sono contro quelli che gli piace la caramella blu. È come fece la Gelmini quando era ministra della pubblica istruzione, che tutti gli studenti andavano contro di lei, e allora cosa ha fatto lei? Ha detto lei, sì, però intanto parliamone, parlate tra di voi studenti e confrontatevi voi studenti bocconiani, tra parentesi, ricchi, sfondati, e gli altri poveracci che non contano nulla. Così gli studenti di classe A e di classe B, invece di lottare contro la Gelmini, si sono lottati contro di loro. Qualsiasi cosa accade, il potere ti dice dividiti. Perché? Torniamo alla formula dell'entropia. Se l'entropia rimane sempre meno logaritmo di 2, il 2, il duale, il contesto separativo, prevede che te non acquisirai mai consapevolezza di te. Ecco, e siccome la consapevolezza non può tornare indietro, si deve bloccare, si deve fermare, e l'unica possibilità e l'unica possibilità è farti credere che tu non potrai mai giungere a una conclusione che ti farebbe raggiungere il risultato di meno logaritmo di 1, cioè entropia massima uguale a 0. Se uno comprende questo, comprende anche come l'economia si basa su questo. Si alza uno e dice a me piacciono i soldi, si alza un altro e dice a me mi piace la povertà, a me mi piace la povertà. E questi due, invece di analizzare il problema che non c'è il ricco e il povero, non c'è il buono e il cattivo, non c'è l'acceso e lo spento. Ci sono semplicemente le idee che noi abbiamo sull'universo, che crediamo duale, e siccome noi siamo i creatori di un universo, siccome lo crediamo duale, lo creiamo duale. L'aspetto fondamentale è questo, guardate la televisione come funziona. Chi comanda, che è colui che ha comunque progettato abilmente questo trucco, chi comanda non vuole che noi si comprenda e quindi non solo, ma vuole che noi si vada a costruire un futuro che è il futuro che conviene a chi comanda, non a noi. E allora, siccome noi siamo i creatori inconsapevoli dell'universo, proietta in continuazione in televisione filmati di gente che si picchia, persone che si ammazzano, la borsa di Tokyo che crolla, perché quella è l'immagine che ti rimane dentro, tu ci pensi durante il giorno, la sogni durante la notte e inconsapevolmente la credi. E quindi tu sei l'inconsapevole creatore del mondo di un altro. E ecco perché il mio modesto punto di vista è completamente cambiato. Non ci sono i buoni e i cattivi, e mi fa sorridere anche un po' l'idea della terra piatta, terra tonda, terra sveglia o terra cubica, no? Perché il vero problema non è quello, il vero problema è un altro, è utilizziamo una visione poco chiara del mondo esterno, la complichiamo, facciamo regredire, cerchiamo di far regredire la consapevolezza, ma questo sappiamo che è impossibile, la staticizia, la fermiamo lì, e così noi potremo continuare a fare quello che ci pare, perché arriverà un istante in cui la gente non avrà più un punto di riferimento nell'economia, nella politica, nella storia, nella religione, e quindi il primo che arriva comanderà, perché nessuno avrà la possibilità e la capacità di capire. Quante volte noi in Italia lo sappiamo bene, ci siamo detti, e almeno in quella sala c'è l'età, ci siamo detti, beh, votiamo per Tizio tappandoci il naso, l'espressione era ci tappiamo il naso anche se questo non ci piace, e ci tappiamo il naso perché non dobbiamo, non possiamo votare per l'altro, no? Ecco, è giunto il momento che questo tipo di dualità, che è creata da queste cose, da chi comanda, con abilità, devo dire, non ci pigli più. E allora che cosa dobbiamo fare? Ma è semplice, lo dico subito, non si va a votare, io voto per me. Perché io sono il mio partito, io sono colui che ha fiducia in me, io non è più il tempo di dire non vado a votare perché quegli altri mi fanno più schifo di questi,
allora scelgo questi che mi fanno meno schifo di quegli altri, ma se ti fanno schifo tutti e due, bisogna che prendi il coraggio tra le mani e insomma in qualche modo risolvi questo aspetto di dualità dentro di te. Così come l'aspetto dell'amore, no? Si dice io voglio essere amato, io amo lui o lei e voglio che lei mi ami, non si può chiedere a un altro di essere amato, perché l'altro sei in te, nel contesto generale dell'universo mutuale, l'altro è l'altra parte di te. Quello che 30 secondi fa era il tuo nemico, ora è quella parte di te che aspetta, ti dimostra cosa di te non c'è, c'è che non va. Quindi osserva l'altro e attraverso l'osservazione dell'altro tu comprenderai. Quindi cosa facciamo? Andiamo a fare la guerra tra chi dice che la Terra è piatta e che la Terra è sferica. È evidente che se dovessimo dire qualcosa, dovremmo dire che c'è una verità un pochino più vera e una verità un pochino meno vera. È come dire tacchiamoci il naso perché poi evochiamo sempre quello lì che ci piaceva tanto, perché quell'altro è peggio. E allora la verità più vera è che la Terra sicuramente non è piatta, ma è più sferica che piatta, e su questo non c'è da dubbio. Ma c'è una verità ancora più grande, che l'universo in realtà è un'altra cosa. L'universo è un vero e grande organo. Anche se a noi ci ha insegnato a scuola che le cose non sono così. Comincia il governo ad insegnarti quando ti vai a scuola. A scuola c'è una bella lavagna, c'è il gesso, il capoclasse, all'elementare divide la lavagna in due, ci scrive buoni e cattivi. In quell'istante tu cominci a credere che ci sono veramente buoni e cattivi e tu cominci a credere che tutta la vita sarà fatta di incontri con buoni e con cattivi. E in realtà non è così. Ci sono persone che credono che la Terra sia logicamente più sferica che piatta, e ci sono delle persone che inconsapevolmente, perché hanno una serie di conoscenze minori, che creano in qualche modo la loro realtà virtuale. Perché c'è anche questo aspetto incredibile, cioè io creo la mia realtà. Heisenberg credeva che ci fosse il principio di determinazione e tutti i fisici che sono venuti dopo credono. La formula è delta T per delta E uguale H. H è la costante di Planck. Delta T è l'errore che fai sul tempo, delta E è l'errore che fai sull'energia. Ma se noi analizziamo da un altro punto di vista coscienziale questa formula, noi chiediamoci per un secondo, siamo noi i creatori dell'universo? Possibile che noi, sì, inconsapevoli, ma possibile che noi quando abbiamo creato l'universo ed eravamo consapevoli allora, miliardi di miliardi di miliardi di anni fa, abbiamo creato con una indeterminazione. Sembra strano, no? E infatti non è così, non c'è nessuna indeterminazione. Perché poi arriva un altro scienziato che si chiama Compton e dice che questa formula in realtà non è una formula che determina una indeterminazione. Determina, vedete, una indeterminazione. È una formula che ha un altro significato. Dice che la massa dei corpi fisici in un determinato tempo ben preciso oscilla. Tutto lì. Quindi l'oscillazione è ben determinata e la massa è ben determinata. Nell'andare avanti, io dico, tra materia e antimateria, tra fotoni e antifotoni. È un clock, è un orologio velocissimo. E la fisica quantistica dimostra che all'interno del nostro universo questo orologio è duale perché va avanti e indietro, in un armonico movimento in continuazione. Quindi è lì che nasce la nostra idea di dualità sostanzialmente. Bene, una volta che uno ha capito che la indeterminazione non esiste più, comincia a guardare l'universo da un punto di vista deterministico, dove lui è il creatore dell'universo, lui è il responsabile, peraltro ancora inconsapevole di quello che gli succede intorno. E che cosa succede quando io mi sono accorto di questo? 10 minuti dopo mi è apparso un articolo del 2014, mi sembra 14 settembre 2014, di una scuola di fisica in cui a un certo punto si diceva che il principio di determinazione non esiste, noi l'abbiamo misurato e non c'è più, quindi ci deve essere qualcos'altro al posto dell'indeterminazione. E certo, c'è la nostra coscienza.
Allora è con la coscienza che uno stabilisce se la Terra è piatta o tonda. Forse no, perché con la coscienza si stabilisce che non ce ne può fregare di meno se la Terra sia piatta o tonda, ma si deve capire esattamente che qualcuno ci sta fregando, facendoci perdere tempo, coscienza e consapevolezza nel cercare di capire qualcosa che non ha senso. Quindi noi stiamo dando un senso in questo istante a un non senso. Andare a scuola è importante e ci fa capire sostanzialmente come la differenza che c'è tra la materia vista come onda o vista come particella è qualcosa che dipende, pensate, solo dalla nostra coscienza. C'è Born, che è un fisico quantistico, che dice che le particelle possono essere o particelle o onde. C'è Bohm, che viene dopo, che dice che le particelle sono anche onde contemporaneamente. E c'è alla fine Malanga, dopo tanto tempo, che dice che le onde e le particelle sono effettivamente insieme, sono la stessa cosa. Ma a noi la materia ci appare come particella quando noi abbiamo comprensione. Quando noi non sappiamo che cos'è, la materia ci appare come onda. E potete rivedere tutti gli esperimenti di fisica quantistica da questo punto di vista, che torna tutto, anche quello che non è mai tornato alla fisica moderna. È evidente che quindi dire onda o particella, terra bianca o terra tonda, vuol dire semplicemente cercare di vedere l'universo che abbiamo creato inconsapevolmente con i nostri occhi. Quindi, io sono uno di quei pochi, sarà una ventina di persone nel mondo, che dice che il bosone di Higgs non esiste. Mi dispiace per Higgs, ipotesimo, che ha preso il premio Nobel, ma non esiste il bosone di Higgs. Su basi fisiche, di geometria, di tutto. Però, per chi ha lavorato alla General Collider, è talmente importante che esista un bosone di Higgs, perché sennò si perdono le martellate sulle palle, perché 27 milioni di euro tutte le volte che accendono il General Collider, sapete quanti ospedali ci si costruisce. Allora, però sono talmente convinti, credenti, che esista questa cosa, che in qualche modo per loro le formule che hanno scoperto e le cose che hanno fatto a loro sembrano dimostrargli a specchio la realtà che loro stessi hanno creato. A un fervente cattolico, ha bisogno dell'esistenza di Dio, se no a chi dà la responsabilità del proprio malfatto, no? A Dio, benissimo. Allora io dico che lui è cattivo e buono, dico che è un mio nemico, dico che ha una consapevolezza differente dalla mia e che la sua consapevolezza gli fa creare un universo in cui ci sia Dio che lo comanda. Lui non ha torto e io ragiono in precedenza, ognuno di noi si crea un universo a sua immagine e somiglianza. Da questo punto di vista, alla fine di tutto questo discorso, quelli che dicono che la Terra è piatta non hanno visti come nemici, o al contrario, quelli che dicono che la Terra è tonda, è sferica. Ma bisogna comprendere che sono due aspetti dell'universo, due mondi diversi, caratterizzati da consapevolezze interne differenti. Alla fine, siccome l'entropia aumenta sempre, avremo il numerito di 1, cioè l'entropia 0, cioè alla fine saremo tutti d'accordo sul fatto che la Terra non è né sferica né piatta, ma probabilmente, come dico io modestamente in questo momento, è un algoritmo. Ti cambia la vita. Non pensi più che il politico di turno sia cattivo perché ti ha voluto fregare, no? Io fra un anno vado in pensione, sono andato all'ufficio pensioni e mi sono fatto dire quanta pensione prenderò quando esco dall'università. In quel momento, se avevo fra le mani la Fornero, l'avrei ammazzata. Ma io, poverina, la Fornero non è cattiva. La Fornero non è cattiva, è scema. Se non fosse stata una persona di sé, non avrebbe fatto carriera nell'università e non avrebbe assunto quei ruoli nel ministero, perché è evidente che le persone che lavorano, che stanno
sanno fare le cose sono le persone che non hanno tempo di dedicarsi alla politica e quindi sono le persone che comunque finiscono sempre per non governare. Le persone che subiscono sono le persone sostanzialmente inimiche, perché la parte inimica di noi è quella parte che non ne può fregare di meno l'universo che ci circonda, mentre le persone che non sono inimiche, che hanno dei problemi di consapevolezza gravi, hanno bisogno di vedere l'universo uguale, l'universo dal punto di vista economico, hanno bisogno di sapere che vivranno a costo e non moriranno mai a costo di rubare l'anima a un altro, come avrebbe fatto il ritratto di Dorian Gray, quel film degli anni 20 in cui Dorian Gray aveva fatto il patto col diavolo e era il quadro, la sua immagine, a invecchiare, ma lui non invecchiava mai. In realtà quindi noi siamo un po' beffeggiati da quelli che comandano, a qualsiasi livello si siano, perché quelli che comandano sono quelli che non sanno fare le cose. Ma noi non ci preoccupiamo, non facciamo pace dentro noi stessi, acquisiamo consapevolezza dentro di noi, mettiamo insieme l'anima, la mente e lo spirito in un'unica coscienza e quello che sarà lì fuori cambierà immediatamente, diventerà lo specchio nostro, della nostra consapevolezza interna. Dunque, abbiamo passato periodi di vita a fare la lotta sociale, la lotta politica, la lotta economica, la lotta militare. Abbiamo fatto tutte queste rivoluzioni, ci rimane da fare una rivoluzione sola, e l'idea della terra pianta, della terra tonda ci dà lo spunto per dire, ma facciamo l'ultima rivoluzione. Qual è? È la rivoluzione della coscienza. In qualche modo uniamo la nostra parte mentale, animica e spirituale, anche utilizzando per esempio il primo record test dinamico flash che noi abbiamo costruito, e a quel punto cambiamo prima dentro. Perché non serve cambiare fuori se non si cambia dentro, e non serve a niente, non funzionerà mai. Almeno questo è il mio modo di vedere le cose oggi. Poi magari tra 10 anni avrò fatto delle esperienze diverse che mi hanno portato a pensare che il mondo è fatto in un altro modo, e allora magari tornerò qui e dire mi sono sbagliato, l'ho già fatto qualche volta, e quindi non ci sarebbe non ci sarebbe meravigliare di questo. Questo era un po' il discorso che volevo fare. Spero di non avermi con questo confuso le idee, perché la mia intenzione ovviamente era quella di aumentare l'entropia, non di diminuirla. Grazie. La sua ricchezza mentale, consapevole, tutto, per averla condivisa con noi. Ci vediamo, mi sente, vero? Mi sente? Sì. Mi sembra il 5 novembre, se non... Sì, sì, il 5 novembre a Messina, qui con noi c'è anche l'organizzatrice di Messina. Vuoi salutarlo? Che gliela passo subito. Corrado, ciao. Ci siamo, è la seconda volta che ci sentiamo oggi. Vedi che ti avevo detto che non ti mandavo più. Sono venuta qua ad ascoltarti, è straordinario quello che hai detto, oltretutto poi ne parleremo insieme, perché io trovo che quello che mi hai raccontato adesso nelle comunicazioni del Cerchio Firenze 77 è descritto in maniera mirabile ed è bellissimo, per cui questo è un argomento che poi dovremo discutere profondamente, perché tu hai parlato di illuminazione, cioè la coscienza, il sentire di coscienza verso noi, verso il quale noi dobbiamo proseguire. Bellissimo, grazie, ci vediamo il 5 novembre. Sentivo scendere, sono partito da Pisa con l'idea, ci faranno questa domanda, guarda, in busta chiusa, Allora, ci sono delle mode e ora c'è la moda della terra piatta, e bisogna chiedersi, no, perché vengono fuori questi filmati, queste cose, eccetera, eccetera, prima. Allora, dopo che ho visto io, questa domanda me l'hanno già fatta in 20.000 persone, e io non ho mai risposto,
Allora ti dico, qual è il problema? Il problema non è tanto il fatto che la Terra sia piatta o che sia tonda, ma analizzate un attimo i filmati che vedete su YouTube. C'è una caratteristica fondamentale. Tutti i filmati che avete visto su YouTube sul problema della Terra piatta non dimostrano che la Terra è piatta, dimostrano che gli americani non sono andati sulla Luna. Attenzione, perché c'è qualcosa di strano, no? E ci sono alcuni filmati fatti da scientisti, scienziati di un certo livello, che sono a favore della Terra piatta, che espongono le loro teorie scientifiche perdendo a un certo punto una briciola di coscienza e dicendo una puttanata clamorosa. Per esempio, c'è quello che dice che noi non siamo potuti andare sulla Luna perché i satelliti sono nella termosfera. Da bravo americano crede che quello che c'è scritto sul libro sia vero, ma non si rende conto che il libro ha scritto qualcosa che non esiste, solo per fare un esercizio di fisica. Ma che la Terra non sia piatta si vede quando te vai al mare. Te vai al mare, non è che devi vedere la curvatura, non la guardare la curvatura, te vai al mare, c'è il sole, oppure vai al mare, c'è la luna. C'è la luna proietta la sua ombra o i suoi riflessi sull'acqua. E la forma dei riflessi è una roba fatta così, è una roba fatta così. Cioè il mare, allora ve la faccio verso di voi, qui c'è il mare, il skyline, e qui c'è il sole o la luna. È una ellissoide fatto così. Se voi andate a vedere e cercate le fotografie che ci sono su YouTube fatte al computer, scoprite che questi effetti, cioè il mare finto ma fatto bene, la luna finta ma fatta bene, non è fatta così l'ombra, l'ombra è fatta così. C'è tutto l'ellissoide. O come mai al computer c'è tutto l'ellissoide e quando te vai sul mare l'ellissoide ne vedi solo metà? Perché il computer, quando ha fatto la simulazione, ha pensato che il mare fosse piatto e allora tutto l'ellissoide si vede chiaramente. Ma quando la Terra è tonda, mezzo ellissoide sta dietro e te non lo vedi. Ma qual è il problema della Terra piatta? Il problema della Terra piatta è questo che io non ne parlo, perché alimento quella cosa che non voglio alimentare. Il problema della Terra piatta è legata a un esperimento di secondo me, che alimenta la disinformazione. Che cos'è importante? Guardate che questo è importantissimo, non vi fate fregare. Della disinformazione non è importante distinguere qual è la cosa vera e qual è la cosa falsa. E la tecnica è mescolare cose vere a cose false e che te non sai più bene decidere. L'hanno fatto con Ustica, l'hanno fatto con i crop circle, l'hanno fatto con gli UFO, l'hanno fatto anche con la Terra piatta. Il problema è mettere in atto una politica di tipo tecnico per cui, utilizzando anche scienziati che hanno un certo tipo di valore, che ti confondono le idee, il problema è non farti capire qual è il vero e qual è il falso, il problema è farti credere che non si potrà mai arrivare a una soluzione, perché tu poi alla fine, popolo distrutto da tutte queste cose, non ti chiederai più niente perché saprai in principio che non ti devi chiedere niente perché tanto la soluzione non si saprà mai. Questa è la vera idea destabilizzante del tuo governante, non farti credere che una cosa è diversa, ma farti credere che non riuscirai mai ad arrivare ad un risultato finale. In quel contesto, tutti i filmati che vengono fuori sulla ipotesi di Terra piatta non hanno lo scopo di mostrarti, e infatti nessuno te lo dimostra, perché ti vogliono dimostrare altre cose, evidentemente, ma per confonderti di più cambiano anche l'obiettivo e ti fanno vedere la Luna, gli americani, cosa che non c'entra nulla, perché è la Terra che devi dimostrare se è piatta o no, che gli americani siano andati sulla Luna o no è un altro argomento, ti confondono le idee. E te ne confondo, la termosfera ha 5.000 gradi di calore, per fortuna però c'è una particella di aria qui, una particella di aria là, che se si toccassero ti brucierebbero, ma siccome c'è quasi il vuoto, te non te ne accorgi che la termosfera ha 5.000 gradi di calore, e quindi te la puoi cavare. Però il problema, dice, è che non essendoci l'aria,
il sistema di riscaldamento del satellite, come la stazione spaziale, non può buttare fuori il calore, e quindi non potendo buttare fuori il calore, gli astronauti morirebbero dentro vivi arrostiti. Lui è un termodinamico, ti mostra nel filmato là Wilkinson, il libro di termodinamica, che qui c'è scritto così, io sono un termodinamico e ho dovuto capire che questa... Cosa cazzo dice questo film? C'è un termodinamico che legge quello che c'è scritto sul libro, ed è vero che sul libro c'è scritto così, ma non ha capito che quello è il modo di descrivere un sistema di termodinamica che si chiama sistema chiuso sostanzialmente, o meglio sistema isolato. Ed è vero che nel sistema isolato non c'è la possibilità nel vuoto di spostare il calore da una parte all'altra, quindi l'astronauta dovrebbe morire. Ma questo soggetto non si ricorda che il problema è un problema puramente teorico, perché nel nostro universo sistemi isolati non esistono. Esiste un solo sistema isolato nell'universo, l'universo. E allora quello che accade è che ci sia nella termosfera una serie di particelle e di antiparticelle che sono virtuali, che sono quelle che producono anche il passaggio dei fotoni, perché come credi che un fotone nella realtà virtuale acquisita dalla scienza, quindi non nel mondo ionico, in cui non c'è bisogno di spostare niente perché tutto è fermo, il fotone si sposta perché sbatte contro fotoni virtuali. Se non ci fossero quindi le particelle virtuali, neanche i fotoni potrebbero esistere. Quindi ludono non per farti credere in un'altra realtà, ma per farti credere che non esiste la realtà e che te quindi sei completamente, strutturalmente destabilizzato. Questo coso qui c'è scritto non solo nei documenti della CIA, vari MK Ultra, ma c'è scritto in quei file che gli ufologi degli anni 60 conoscevano bene, che si chiamavano i file di Brenton, dove Brenton era, non si sa chi, un divulgatore nascosto che ha scritto qualche migliaia di pagine sugli UFO, e tra le varie cose dicevano che, per esempio, nei documenti del priorato di Sion c'è scritto proprio questo: si deve tenere la popolazione nel nascondimento, facendogli credere tutto e il contrario di tutto, di modo che non si possa mai sapere la realtà e la virtualità. Questo è in fondo l'unico importante metodo e sistema per fare in modo che l'entropia si fermi. Allora, posso cominciare? Certo, professore, la ringrazio per essere qua con noi. Sì, insomma, so che io ringrazio voi perché è straordinario di avervi. Mi dicono che voi avete già visto questo video che parla di questa problematica della terrapiata. In realtà il problema non è neanche quello della terrapiata, ma è quello della compressione delle cose. Allora, quello che vorrei far capire, già che ci siamo, è la seguente cosa. Comprendere come è fatto l'universo